Amici sportivi di Stelle nello Sport, ben ritrovati, 51esimo appuntamento di questa lunghissima stagione, la 22esima di Stelle nello Sport, con tanti appuntamenti, tanti eventi. Siamo nel mese clou che conclude un lungo percorso per noi con Stelle nello Sport, il galà in arrivo, la festa dello sport, ma è stato anche il mese in cui abbiamo alzato il sipario sul primo Sportability Day, abbiamo in settimana affiancato Regione Liguria e Comune di Genova nella celebrazione dei campioni di Tokyo 2020, insomma davvero un momento importante anche e soprattutto per il movimento sportivo. È stata una grande emozione ed è un grande orgoglio quello che portiamo dentro per l'organizzazione del primo Sportability Day alla Sciorba di Genova, in un impianto magnifico tra campo, piscina e aree sportive allestite in un vero villaggio, il My Sport Village. Abbiamo realizzato sabato scorso un'edizione straordinaria di Sportability Day, una festa per oltre 500 ragazzi con disabilità che hanno potuto provare 25 discipline sportive diverse, hanno potuto incontrare istruttori di tante associazioni, più di 40, e così innamorarsi dello sport. Tante famiglie anche da fuori Liguria sono arrivate per questa grande festa che vi documentiamo in questo servizio firmato da Marco Callai. Festa, una bellissima giornata, devo dire che mi sono emozionata a vedere questa parata, questa sfilata di ragazzi che hanno detto ci siamo e crediamo appunto in questo sport che include. È stata la dimostrazione plastica di quante associazioni abbiamo sul nostro territorio che davvero fanno vivere la gioia dello sport ai nostri ragazzi e le nostre ragazze che sono meno fortunate, che hanno dei limiti fisici di disabilità ma che non si vogliono fermare, non si sono fermati e anzi oggi hanno dato una grande dimostrazione anche a coloro che magari ancora non avevano provato la possibilità di fare pratica sportiva e hanno dato un grande segnale, perché questo è stato oggi, un grande segnale dato a tutti. A me fa piacere perché oggi sono arrivati qui a provare queste 23 discipline sportive ragazzini, famiglie che ancora non ne avevano osato così uscire di casa e provare lo sport nonostante i limiti della disabilità. Grazie a Sportability, a questo primo Sportability Day, l'hanno fatto. Altri possiamo raggiungere tutti insieme, lo faremo, perché non finisce qua Sportability, andrà nelle scuole. Continuerà a essere un progetto con un portale che prima non c'era, adesso c'è, che continua a raccontare a tutti dove avvengono gli incontri, gli avvenimenti, i corsi per lo sport paralimpico. Andremo avanti, ci saranno premi, ci saranno momenti di incontro e Regione Liguria, come ha creduto a questo momento, continuerà a credere in questo progetto, che è davvero il progetto dello sport che include, dello sport per tutti. E ripeto, oggi qui è una giornata di festa, un grande segnale da una regione che quando c'è bisogno di solidarietà c'è sempre. Lo sguardo soddisfatto dei ragazzi, ma grandissima soddisfazione anche per noi. Io devo veramente ringraziare Michele Corti, Marco Callai, perché hanno veramente proposto un format meraviglioso, quello di far conoscere lo sport a tutti, incoraggiare tutti, perché lo sport non soltanto è vita, come dico sempre, ormai è il mio motto, ma lo sport aiuta veramente ad attraversare tutti gli ostacoli. Oggi nella dimostrazione oltre 500 partecipanti, 25 discipline sportive, quindi è veramente la festa dello sport, soprattutto della ripresa di tutto lo sport. Sono contenta che tutto questo avvenga qua, in diciamo proprio una struttura, ecco, che ci vogliamo valorizzare sempre di più, una struttura che si trova su un municipio che ha a che fare tanto con lo sport, a parlare tanto, ecco, di sport, una bellissima giornata, tante persone, questo sole accoglie oggi tante famiglie e soprattutto tanti ragazzi che hanno voglia di impegnarsi e praticare quel sano sport che serve sempre sempre di più. Il traguardo raggiunto, come sempre il traguardo è un punto di partenza. La scuola ha in questi momenti lo specchio, la capacità di vedere sia quanti sono e quali sono le possibilità di inclusione, di lavoro ben fatto, di rapporto con l'associazionismo,
e in questi momenti misura anche il dover essere, cioè quanta strada ancora c'è da fare, cioè quanto sia importante lavorare sulla formazione dei docenti, lavorare sulla capacità di fare delle offerte formative che tengano dentro tutti coloro che hanno non solo il diritto ma la possibilità di fare sport e di farlo bene insieme, perché ci sia effettivamente un'abilità sportiva che sia condivisa da tutti. Francesco Bocciardo, un messaggio importante arriva dalla Liguria al mondo della disabilità con questo Sport Ability Day. Sì, diciamo che la Liguria è, penso che sarà sempre protagonista per quanto riguarda lo sport di alto, altissimo livello. Però io amo ricordare che comunque la più alta forma di intelligenza è la bontà e la generosità, quella che permette a tutti di avvicinarsi allo sport e soprattutto che ha occhio per chi anche deve iniziare, ed è questo secondo me che vuole testimoniare questa giornata. Quanto è stato importante mettere in rete tutte queste associazioni legate al mondo della disabilità per avvicinare famiglie con ragazzi e ragazze disabili a livello fisico, sensoriale e intellettivo relazionale? È stato fondamentale, ricordiamoci che se lavoriamo in rete, se collaboriamo tutti assieme, siamo in grado di fare cose impensabili e incredibili, e questa giornata lo dimostra. Infatti io vorrei ringraziarvi perché siete riusciti veramente a fare quello che si pensava impossibile, ossia mettere tutti assieme. Gianfilippo Mirabile, testimonial di Sportability, una giornata davvero dalle mille emozioni. Direi proprio di sì, vedere tutti questi ragazzi che praticano sport mi fa veramente piacere. Vorrei che... è un peccato che si fanno poche giornate come questa, perché se avessero un po' di più forse ci sarebbe più inclusione per i disabili. Quanto è importante aver messo insieme oltre 30 associazioni, oltre 25 discipline sportive per far conoscere a tante famiglie con ragazzi e ragazze disabili i valori dello sport paralimpico e special? Ma è una cosa bellissima, cioè 30 sono tante, ma potrebbero anche essere di più, potrebbero essere. Sicuramente se si fanno altre manifestazioni come queste ci saranno molte più persone, secondo me. Quale consiglio dai ai ragazzi disabili che ancora non praticano uno sport? Ma è un consiglio che do a tutti, non solo ai ragazzi disabili, perché praticare sport fa bene alla salute, fa bene alla mente, è una cosa che ci stimola, che ci diverte, che ci dà grandi soddisfazioni, quindi è un invito che faccio a tutti di provare. Chiaramente a volte le persone disabili sono spaventate, pensano di non poter riuscire, ma non è assolutamente vero, questa giornata lo dimostra, e anche grazie a Stare Nello Sport, a questo nuovo canale Sportability, sicuramente penso che un sacco di ragazzi che pensavano di non poter fare faranno, e faranno bene. Sportability Day alla Sciorba, al complesso Sciorba, tra piscina e stadium, oltre 25 attività, una grande soddisfazione per MySport. Sì, Sportability Day, una grande giornata di inclusione e anche di espressione di talenti sportivi diversi tra loro, ma sempre talenti sportivi parliamo. Sì, Sciorba ha fatto dell'inclusione e dell'apertura delle sue porte a tutte le fasce di età e di interessi un po' il suo biglietto da visita. Andiamo dalle donne in gravidanza fino ai centenari, abbiamo diversamente abili, abbiamo lo sport di vertice, abbiamo veramente tutte le possibilità qui dentro. E dalle grandi gioie di Sportability Day con i grandi campioni paralimpici Francesco Bocciardo, Gianfilippo Mirabile e Matteo Orsi, che hanno ricevuto l'Oscar delle stelle nello sport al rientro dalle loro paralimpiadi, in pochi giorni siamo passati nel magnifico scenario di Palazzo Ducale, dove abbiamo curato per conto di Regione Liguria e Comune di Genova la grande festa di tutti gli atleti e di tutti gli officials che sono andati a Tokyo, ovvero 40 figure importanti che hanno portato in alto la bandiera di Regione Liguria e del Comune di Genova nella doppia manifestazione Olimpiade e Paralimpiade. E allora con il presidente Toti, il sindaco Bucci, con gli assessori Simona Ferro, Ilaria Cavo e i consiglieri Stefano Anzalone e Vittorio Ottonello abbiamo celebrato e applaudito questi grandi protagonisti. Presidente, quanto è grande l'orgoglio di Regione Liguria per tutti questi atleti e queste atlete che sono andate alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi e hanno portato anche risultati eccellenti. Le do un dato, la Liguria è nei primissimi posti per numero di atleti in rapporto alla popolazione.
Beh, direi che è un orgoglio importante, sono vittorie importanti, una partecipazione importante, un impegno importante, ancora più importante perché arriva in un'estate dopo una stagione di sofferenze, di chiusura, in cui lo sport tra le altre attività ha sofferto limitazioni molto, molto importanti. L'idea che il paese, l'Italia, la Liguria ripartano dall'impegno di tanti giovani, dal merito di tanti giovani e quindi dal premio a chi si impegna, credo che sia un segnale che va al di là del valore sportivo di una medaglia, ma che segna una direzione per tutti noi, quello della partecipazione, dell'impegno, della voglia di arrivare. Quanto è grande l'orgoglio del sindaco per le medaglie di Francesco Bocciardo, per quella di Viviana Bottaria, per una città che alle Olimpiadi si è fatta davvero grande onore grazie a questi atleti e agli official presenti? Beh, sono assolutamente contento, sono ovviamente anche orgoglioso. Vorrei dire che tutto il merito è dovuto alle bandiere di Genova che abbiamo regalato prima, no? Ovviamente non è questo il motivo, però anche questo è servito. È servito a fare un discorso importante per la città, vedete? E lo dico anche a voi ora, e lo dirò poi in pubblico. Ovviamente le vittorie sono importanti, perché le vittorie coronano un percorso di fatica e sudore. Chi ha fatto sport lo sa, lo sport è sudore e fatica. Una vittoria viene dopo decine di sconfitte, e quindi ci vuole sudore, fatica, perseveranza e cervello, ricordiamoci il cervello. Però dopo tutto questo, noi dobbiamo pensare alla ricaduta che abbiamo in città di queste cose, e cioè al fatto che le medaglie invitano anche le persone, giovani e anche non più giovani, a fare sport, perché lo sport non soltanto fa bene alla salute, ma fa bene anche all'educazione delle persone, impara a lavorare con gli altri, impara a lavorare in team, impara a sopportare la fatica e il sudore, impara che la vittoria viene dopo tante sconfitte e così via, e questa è un'educazione fantastica per dei cittadini modello. È cambiato un po' il mondo, perché sono chiamata un po' ovunque, però raccolgo un po' i sacrifici anche di tutti questi anni, quindi mi vivo questo momento magico. Poi è un'emozione anche molto breve, perché venerdì mi sposo, quindi un'emozione dopo l'altra, diciamo, su 2021 mi piace. Regalo di nozze a tuo futuro marito. Esatto, abbiamo fatto il regalo più bello, che è la medaglia olimpica. Una grande Olimpiade anche per la squadra di sincro, un'eccellenza savonese e ligure. Linda Ceruti, vi siete anche quest'anno a Tokyo attestati nei primissimi posti. Un grande impegno ripagato da buoni risultati. Sì, è stata un'emozione che non abbiamo ancora trovato le parole per descrivere. Sembra banale, però io e Costanza siamo state anche a Rio de Janeiro e possiamo dire che è stata un'emozione ancora più grande. Forse perché l'abbiamo aspettata un anno di più, forse perché eravamo un gruppo veramente unito e ce la siamo goduta, e un po' forse anche per tutta la situazione. Nicola, non è stata un'Olimpiade particolarmente felice, ma a volte le sconfitte servono per rilanciare ulteriori sfide. Qual è la lezione che il Sette Bello ha imparato a Tokyo? Sicuramente ci aspettavamo un risultato diverso. Arrivavamo a Tokyo da campioni del mondo in carica, avevamo tante belle aspettative. Purtroppo la Serbia di nuovo ci ha fatto male, sono candidati campioni per la seconda volta di fila e niente, ora non ho ancora avuto il coraggio di riguardare le partite, abbiamo tempo per tutto il tempo per rifarci, per guardare dove dovremmo migliorare. So che il mister l'ha già fatto la sera stessa della sconfitta, ha iniziato ad analizzare i problemi. Ci sono 3 anni e tante competizioni da qui a Parigi, e questo darà a tutti tanta energia per rifarsi. Sempre una grandissima emozione, nonostante appunto fosse la mia terza Paralimpiadi, perché comunque è sempre un evento, diciamo, per uno sportivo il più importante, che si aspetta sempre ogni 4 anni, e in questa occasione addirittura sono passati 5 anni appunto per questa emergenza Covid che ci ha tenuti un po' tutti in sospeso, diciamo, e ha congelato quello che sarebbe dovuto essere l'anno appunto olimpico del 2020. Quindi diciamo che l'emozione è stata, se vogliamo, anche maggiore, perché comunque esserci arrivati è come un segno di rinascita dopo appunto la pandemia e tutti i problemi che ha portato l'anno scorso.
Tante emozioni, tanti protagonisti, tante stelle sportive della nostra Liguria in questa prima parte. Ci fermiamo, ovviamente potete trovare tutti gli approfondimenti, le fotogallerie, le interviste, i video di questi grandi eventi sui nostri siti stellenellosport.com e il nuovo portale dedicato al progetto Sportability, ovvero sportabilityliguria.it. Rimanete con noi perché tra poco vi portiamo nel cuore del Miglio e del Trofeo del Mare, firmati Sportiva Asturra. Seconda parte, ancora insieme, 51esimo appuntamento con il magazine di Stelle nello Sport. Vi portiamo a Sturla, nel cuore di una società centenaria, ultracentenaria, straordinaria, che organizza ogni anno eventi importanti come il Miglio Marino di Sturla e come il Trofeo del Mare Panarello, dedicato alla pallanuoto proprio in mare. In questo caso si sono svolti nella stessa domenica, in una straordinaria giornata di festa che vi documentiamo in questo servizio. Finalmente, dopo un anno e mezzo di pandemia, siamo riusciti a fare queste cose. Ci abbiamo messo un impegno grosso perché sinceramente ci sono ancora tanti divieti che abbiamo dovuto rispettare. Però siamo qua, l'abbiamo fatto. Il Miglio sta finendo e ci sono dei buoni risultati di partecipanti e di organizzazione. Ci stanno dando tutti i complimenti, ci stanno facendo. Perché tutti non pensavano che riuscissimo a fare, ma la Sportiva Asturra, come sempre, i soci lavoratori, i soci si sono dati da fare e ci siamo riusciti. La gara è stata molto bella, mi sono divertito molto, è stata combattuta, abbiamo tirato fino agli ultimi giri, poi l'ultimo giro di boa io l'ho preso un po' meglio rispetto ai miei avversari e ho staccato in quel momento. Poi mi sono accorto proprio alla fine di essere, che ero davanti tranquillo, e allora ho chiuso forte ed ero tranquillo che avevo la vittoria in tasca. Ma vediamo, magari arrivare ai campionati italiani nella miglior forma possibile e anche di cercare magari un podio come questo inverno. Sono stati due anni difficili, quindi il Panarello era comunque un appuntamento a cui non potevamo rinunciare. L'anno scorso necessariamente non siamo riusciti a farlo, non c'era modo, quest'anno ci siamo veramente impegnati, abbiamo superato tutte le difficoltà, normalmente si sarebbe svolta a luglio, l'abbiamo fatto a settembre in concomitanza col Miglio, è stata una grande festa per la Sportiva Asturra e siamo contentissimi di come è andata. Sono legatissima alla Sportiva Asturra, è un punto anche proprio di ritrovo per le famiglie, quindi ci troviamo spessissimo ed ha anche la possibilità di far conoscere il nostro borgo e questa parte della nostra città, tra l'altro sul lungomare, e adesso abbiamo anche sistemato come comune insieme al municipio il belvedere Lina Volonghi, che è proprio sopra la piscina di Sturla, e sono molto orgogliosa di questa risistemazione e anche dell'abbattimento delle barriere architettoniche, però che era una cosa che avevo chiesto da consigliera municipale. Ora sono in comune e devo dire, vedere che le cose nel giro di due anni si fanno, vengono progettate, si fanno, vengono realizzate, è davvero una grande soddisfazione. E poco distante, nella stessa stupenda domenica sportiva, alla Foce venivano premiati, celebrati, applauditi i campioni dei Gozzi nel canottaggio a sedile fisso.
Titolo junior alla Sportiva Murcarolo, Fabio Siracusa il timoniere, all'ennesimo riconoscimento di una lunga carriera. Parliamo di questa finale, come l'avete impostata, come è andata? Allora, la finale l'abbiamo impostata come al nostro solito, cercare di fare meglio possibile. Poi il campo oggi era un po', c'era un po' di vento, quindi c'erano le onde dei traghetti, quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà, però siamo riusciti a distenderci, poi avevamo secondo me dei giri migliori degli altri, quindi naturalmente siamo riusciti a distenderci bene, mantenere sempre il vantaggio di una barca. Momento di celebrazioni e di bilanci stagionali anche per la Federazione Italiana Sport Equestri, che si è ritrovata al Tower Airport nella tradizionale cena di gala con premiazioni per l'ultima stagione sportiva. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare uno sport che ci ha permesso di fare ugualmente, praticarlo ugualmente, già per i ragazzi non è stato poco. E poi anche le manifestazioni, molte di loro si sono svolte a porte chiuse, perché essendo ovviamente all'aperto, non nel lockdown, ovviamente fermi come tutti, però poi siamo riusciti a ripartire. E devo dire sì, bene, perché con uno stop di tanti mesi, cavallo e cavaliere poi devono un pochino ovviamente rimettersi insieme, come diciamo noi, creare nuovamente il binomio. Però i nostri ragazzi sono veramente appassionati e danno tante soddisfazioni, quindi va bene così, sono molto, molto soddisfatta. Entriamo naturalmente nel dettaglio dei singoli risultati, ma guardando specialità per specialità, in quali settori la Liguria eccelle, in quali invece secondo te c'è un po' da migliorare? Allora, premesso che c'è sempre da migliorare, perché però noi abbiamo delle difficoltà oggettive, che sono un po' le strutture in un territorio piuttosto chiuso, con pochi spazi aperti. Ciò nonostante, nel salto ostacoli riusciamo ad avere dei ragazzi molto promettenti. Ne avete conosciuto uno, Giacomo Lanzi, ma potrei nominarne molti altri. E nel completo abbiamo la fortuna, in una regione così piccola, di avere un ottimo impianto, lo Sporting Le Poiane nel Savonese, dove in questi giorni si sono conclusi i campionati italiani assoluti pony. Quindi insomma, un buon numero di partecipazione da tutta l'Italia, Marche, Lazio, insomma, sono veramente questa buona cosa. L'anno scorso purtroppo sono stati fermi, in quanto sport di squadra, l'horseball e il volteggio, in cui di nuovo i ragazzi Lanzi e altri con loro in squadra hanno sempre ottimi risultati, frequentando anche gli europei, hanno partecipato anche agli europei. E il volteggio anche, però anche quello ha patito tantissimo per via del fatto che si svolge in squadra e non individualmente. Per il resto il dressage riusciamo ad avanzare. Su quello abbiamo avuto una ragazza, stasera purtroppo non è presente, però si chiama Alessia Volpini, che ha partecipato per ben 4 volte agli europei, insomma, classificandosi non a podio, molto difficile ovviamente, però comunque in buone posizioni, no? Ripeto, sono contenta. Continua la padel mania, ma continua soprattutto la grande capacità nel circolo tennis Valletta Cambiaso del presidente Michele Crinaglia di sfornare eventi, di coinvolgere ovviamente la Federazione Italiana Tennis e le tante associazioni sul territorio in tanti appuntamenti. Anche il TPRA continua a riscuotere consensi, è quell'insieme di eventi e gare che permette anche ai non campioni, anche ai non tesserati, di sentirsi per un giorno atleti e provare così a conquistare il trofeo. È stato un successo anche l'ultima edizione del TPRA sui campi di Valletta. Il TPRA è una manifestazione che qua si è svolta diverse volte. E questa è l'ultima tappa, la federazione ha chiesto di poterla svolgere qua, noi siamo stati ben lieti di ospitarla, anche perché questa sarà l'ultima occasione per potersi qualificare al master finale, che si terrà tra 15 giorni
a Rapallo. Di conseguenza gli iscritti sono stati veramente tanti e proprio perché era l'ultima possibilità molti sono venuti anche da fuori Genova, abbiamo iscritti dall'Emilia, dalla Lombardia, dal Piemonte, quindi insomma una manifestazione che ha avuto un grande successo come peraltro le altre. Questa volta abbiamo avuto quasi 100 iscritti, quindi sicuramente un punto di riferimento per il tennis di quelli diciamo più dilettantistico, ma direi anche più appassionato, che ha diciamo calcato questi campi con tanti giocatori che si sono divertiti a svolgere questa manifestazione, che ha sempre un grande successo e un certo fascino, anche perché mette alla prova la resistenza degli atleti, c'è anche una certa resistenza fisica perché vanno fatti numerosi incontri in una giornata a set ridotti e quindi sono più corte le partite, ma sono tante partite. E chiudiamo portandovi al Porto Antico di Genova, dove, lo ricordiamo, ci sarà una fantastica festa dello sport sabato 25 e domenica 26 settembre. Torniamo dopo l'edizione speciale dell'anno scorso con tanti convegni e appuntamenti a numero chiuso, torniamo con le attività aperte al pubblico, torniamo con una festa che permetterà a tanti giovani di provare diverse discipline sportive, di giocare, di divertirsi in massima sicurezza. Una festa dello sport a cui si potrà partecipare solo con il possesso del Green Pass per poi poter così sviluppare tante attività e vedere tanti eventi su tutta l'area del Porto Antico. Ne parleremo molto nella prossima trasmissione, vi daremo tutti i dettagli. Intanto però al Porto Antico c'è stato anche il Flash Mob organizzato dalla Folzer, storica società di nuoto genovese che gestisce la splendida piscina di Rivarolo e che ha voluto concludere la grande estate dei suoi camp sportivi estivi con un magico momento di festa. Qui nella meravigliosa cornice del Porto Antico di Genova per festeggiare la fine delle attività estive di Folzer e del suo sport camp. Siamo qui per festeggiare i nostri bambini, ringraziare le famiglie che li hanno affidati a noi per tutta l'estate. I bambini hanno svolto attività ludiche, sportive, compiti e si sono divertiti in un ambiente familiare. Quindi vi ringraziamo e poi lascerei lo spazio ai bambini che dopo la premiazione daranno luogo a un flash mob e a uno spettacolo straordinario. Vi ringrazio e buon divertimento. Noi ogni giorno abbiamo lavorato per poter far sentire i vostri bimbi a casa ogni giorno. Abbiamo cercato di insegnar loro il valore dell'amicizia, il valore della condivisione e quanto possa essere bello stare insieme. Abbiamo cercato di includere socialmente ciascun bimbo e speriamo di essere riusciti in questo compito. Vi ringraziamo di cuore per la partecipazione, davvero. Ora cedo la parola a Roberta Mariani, presidente della Folzer. Speriamo che i vostri bambini si siano divertiti assolutamente e tantissimo nelle settimane che hanno trascorso con noi. Ancora un ringraziamento grandissimo di cuore a tutto lo staff perché hanno fatto un lavoro veramente impegnativo, con passione, con amore, ogni giorno e ogni ora della giornata. E siamo arrivati in fondo anche a questo 51esimo appuntamento del nostro magazine. Tutte le notizie ogni giorno in tempo reale sullo sport della nostra Liguria, sul quotidiano online liguriasport.com, sui nostri canali social, sul canale Telegram e ovviamente vi aspettiamo la prossima settimana per entrare nel dettaglio della festa dello sport, del Galà delle Stelle, perché arriveranno 24, 25 e 26 settembre i tre grandi giorni finali del nostro lungo progetto Stelle nello Sport. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buona settimana sportiva a tutti.